sbagliato un muretto, lo aggiusti, una linea. Questa è una richiesta su punti sostanziali. E un aspetto fondamentale è sull'acqua, la ragione di verificare tutte le concessioni di elevazione. Effettuato una verifica sul possibile impatto negativo rispetto ai costi agricoli esistenti, localizzati nella zona circostante. E poi dopo fa un riferimento al fatto che a volte, diciamo così, non è molto chiaro nel progetto complessivo se loro usano l'acqua dell'acquedotto, l'acqua del pozzo, ma voglio dire, qui non c'è neanche da discutere perché nessuno, nel senso dei disciplinati, usa l'acqua dell'acquedotto per loro impasto. No, tutti usano il fondo. Il punto centrale è il fondo. Ok, addirittura la ragione va oltre e dice nel passaggio successivo, dovete costruire un sistema di monitoraggio, parlo di piezometri, perché sono degli ingegneri, lo sanno, sono dei sistemi che praticamente misurano la profondità di fatto, più o meno, e poi fanno anche delle analisi continue. Quindi la ragione qui si spende in modo molto preciso, dice che ci servono queste cose. Poi la ragione va avanti e dice, dovete in sostanza farsi un progetto un pochettino più chiaro sul discorso delle emissioni. Il discorso delle emissioni è perché il motore, la struttura, il frantumatore, che dice una cosa molto semplice, dice, c'è un po' di confusione, a volte sembra che vada all'elettricità, a volte sembra che vada a gasolio. Allora, se va all'elettricità non ci sono emissioni, se va a gasolio ci sono. Attenzione, perché uno studio di impatto ambientale è fatto per misurare la quantità di emissioni. Quindi io devo sapere qual è l'energia che utilizzo. Attenzione che vogliamo che sia chiaro questo. Addirittura la regione dice, a me sembra che nel progetto si parli solo di impianto spruzzo. Guardate che il progetto, guardate che io vi suggerisco che ci vorrà, oltre all'impianto spruzzo, un impianto a captazione. Voglio dire che poi dopo la regione va oltre e dice, avete fatto un monitoraggio fatto bene delle emissioni per quanto riguarda i passaggi, i passaggi di autoveicoli, di camion che arriveranno. Anche lì c'è da fare tutta una valutazione e calcolare quanti passaggi ci saranno. Parliamo di una cosa seria, 80.000 tonnellate di inerti, voglio dire, qui si tratta di capire, si fa la svelta, calcolare i passaggi, si divide per il numero dei mezzi si divide per il tonnellaggio dei mezzi. La regione dice, valutate bene i passaggi perché c'è qualcosa che non torna, è una cosa che anche noi avevamo secondo me valutato e noi avevamo visto che nella valutazione di impatto ambientale erano partiti dall'ipotesi che tutti i mezzi che portano gli inerti a questo centro erano mezzi che portavano 14 metri cubi, che sono 200 quintali. Ovviamente, se voi aumentate il tonnellaggio, diminuiscono i mezzi di questo passaggio. Noi l'abbiamo contestato, non è vero. I mezzi che portano gli inerti ai centri di riciclo, va bene, lo sappiamo per una questione di conoscenza del tessuto produttivo delle aziende, perché noi abbiamo tutte le piccole aziende in edilizia e in mezzo è il camioncino del muratore. Il muratore porta 2 tonnellate di materiale alla volta. Quindi non è pensabile che calcolare i passaggi dicendo che i mezzi saranno per il 99% di 14, 90% di 14 metri cubi. Non è pensabile perché è esattamente il contrario. Dopo, questo fa parte di una serie di ragionamenti che secondo noi devono essere fatti con un po' di accuratezza. Secondo noi avevano detto cose precise anche sul passaggio, per esempio, dei mezzi, loro calcolano quanti mezzi arriveranno dall'iniziale e quanti mezzi passeranno in mezzo a questione. Anche lì avevano, nella valutazione di impatto ambientale, dicono che praticamente quasi tutti i mezzi passeranno dal tangenziale, non ci crediamo. Perché tutti i comuni a nord di Cassione, più o meno o nord-est, passeranno l'evocazione, perché è impensabile che a Solagna vadano sulla tangenziale e tornino indietro. È ridicolo. Allora, tutti questi consigli, però, tutti questi consigli, secondo qua, dai.
secondo noi andavano rivisti. E la ragione dice evidentemente no. Allora, in sostanza, poi c'è anche l'aspetto, c'è questo aspetto qui che riguarda il vero che si comincia a segnare forato. Diciamo così. Quando l'amministrazione è venuta qui e ci ha fatto vedere questo impianto, visto che insisteva molto su questo verde tracciato attorno all'impianto, la regione gli dice il verde tracciato attorno all'impianto è cosa inaccettabile, visto che non si può aspettare di mandare i bambini a giocare sotto l'alta tensione, diciamo così, questo è un po' un aspetto, diciamo, se chiamiamo di forzione, ecco, però invece c'è anche questo, ecco. In sostanza, cosa, ecco, poi ci sono tutta una serie di altre questioni, questo molto, è un carattere molto tecnico che per il quale è difficile fare dei commenti, però riteniamo di poter dire che, diciamo così, per poter arrivare a definire, a progettare tutti i suoi aspetti, un impianto di riciclo inerte di quella portata, perché noi stiamo parlando di un impianto di 80.000 tonnellate, che se un domani verrà realizzato, è il più grande delle due mare, non se ne sono più grandi. Fare una legge moda non se ne può più grande. Beh, sicuramente quindi è una roba seria. Stiamo parlando di un capannoncino, ma questo non, indubbiamente, voglio dire, risponde ad una progettualità che può anche avere un senso, no? Che è quello di incentivare l'utilizzo degli inerti invece della gabbia. Parte il fatto che, come si accennava prima, questa progettualità vista nel 2007-2008 aveva un senso, oggi ne ha già un altro, perché io onestamente non vedo gli impianti che attualmente esistenti, Paolo di Giuda, Paolo di Pietro, Paolo di Caravaggio, Paolo di Guarnante in giro, delle file di camion che fanno la fila per un quarto. Oggi c'è un momento di crisi, di rischio enorme. Speriamo che venga superato, per l'amor di Dio. Ecco. Però, ripeto, secondo me una concezione di impianto così probabilmente risente di un certo momento in cui si è vinto una certa direzione. Questo non toglie che è assolutamente corretto andare nella direzione di utilizzare gli inerti, tipo una banalità, insomma, anche se lo vediamo forse molto più presente con questa pratica nelle regioni delle province di Micola, no? Modena, Bologna, probabilmente. Anche perché probabilmente c'è un costo della gara più elevato. Insomma, il senso della nostra. Io, onestamente, quando noi abbiamo avuto in mano questa richiesta di chiarimenti di integrazione, devo dire la verità, insomma, ci siamo un po' stupiti, ecco, nel senso che siamo un po' allarmati, perché non pensavamo, insomma, pensavamo che le nostre osservazioni fossero di persone proprio signore. Abbiamo visto invece che non solo sono state in qualche modo avvalorate quelle che abbiamo fatto, ma la regione ne ha aggiunte molte altre. Quindi il senso, secondo me, anche di questa riunione, di questo volere di comunicare, diciamo così, quello che la regione chiede, è quello di tenere l'attenzione attenta. È chiaro che io penso che noi dovremmo insistere nei confronti del comune, nei confronti della provincia, direi anche nei confronti della regione, perché tenga, diciamo così, la guardia alta su questo tipo di insediamento. Potremmo arrivare anche a chiedere alla conferenza dei servizi la possibilità che la conferenza dei servizi venga in azione, come ha fatto in altri comuni e altre province, per fare un incontro con la cittadinanza, in cui questo fa i servizi illustri il progetto, illustri le richieste. Fatto per comune, comunque insieme col comune, non c'è mica nessun problema. Però il senso è quello di tenere, insomma, l'occhio su un insediamento che è una realtà importante. Cioè, domani io non assumo, perché non ne dubito, ma noi siamo andati a Merano, che ha visto una realtà straordinaria, ha costruito un'altra cultura dell'ambientalismo molto, poi c'è una cultura anche amministrativa diversa, come abbiamo visto, un impianto straordinario, un impianto dove collocato in una zona artigianale dove gli artigiani non scappano, no? Qualcuno ha detto in commissione che gli artigiani scappano, non è vero che la scappano, perché se c'è una cosa da fare con
capitalismo con cui va fatta, e ovviamente per tutti i clienti, con tutte le attenzioni straordinarie, ma deve limitare un impianto di battimenti inerti, va bene praticamente azionato da un sistema informatizzato, per cui appena che l'umidità si è abbassata di qualche grado, scattano tutti gli oggetti, tutte le cose nel caso. Ma ripeto, allora, le cose però o si fanno bene o non si fanno. Non è che si può parlare di un progetto, non così, a mezzo servizio, poi dopo insomma, speriamo che la regione sia no, va bene, no, non va bene. Ci sono da precisare, adesso abbiamo cambiato il discorso. Questa qui dell'ispezione che è fatta qua il 16 di gennaio, non so se è normale, noi abbiamo visto, è normale, ecco, questo non lo so. Quello che nello stesso giorno non era normale ci hanno detto che a Trecasali, nell'ambito di un altro progetto, ha fatto una sessione pubblica di questa, facciamo una conferenza dei servizi, no? Di qualche servizio. Sembra che sia stata la prima volta, sembra che sia stato un episodio che sarebbe concesso dalle direzioni regionali, su richiesta di uno di lì, quindi è stato il comune di Trecasali che ha chiesto di fare quello, perché dice, hanno un progetto che ha molti dubbi. Non so, alla fine di quella conferenza noi abbiamo avuto, abbiamo parlato semplicemente con un paio di rappresentanti dell'ufficio regionale, perché noi abbiamo un problema che non riusciamo a comunicare con il comune. E allora ci hanno solo suggerito di trovare a chiudere a questa conferenza di servizi di comunicare con loro. Adesso, magari sarebbe venuto qua, non lo so, perché quello che ho capito era già una procedura un po'. Era la prima volta che lo facevano, perché non lo so. Beh, lì la sede è un ufficio regionale a Bologna, e poi fanno parte tutti gli enti locali, cioè entrano a far parte tutti gli enti locali che possono essere interessati dal progetto dell'impianto. Per cui ci sono in questo caso tutti questi. Diciamo che c'è la commissione di via regionale, presieduta dal dottor Di Stefano, esatto, che poi è fissa, e poi dopo ci sono tutti gli enti che di volta in volta possono essere interessati. E più semplicemente che non è un problema che per ora non riusciamo a comunicare con il comune, che dovrebbe essere il nostro riferimento in realtà. E allora loro hanno suggerito di provare a fare la ricerca loro. Uno dei temi di questa serata poi sarà anche chiederlo non solo come una persona singola, però magari come un gruppo di due o tre persone, magari di chiederlo con l'assemblea, l'assemblea del paese, non è che hanno una cosa diversa. E comunque questo prologo qua è normale, mi diceva, vabbè, l'ho fatto così, però dopo, se non ho ben inteso, intendeva dire chi controllerà dopo, l'impianto, immagino, non solo. Si controlla la realizzazione, la realizzazione e il funzionamento. Questo è un altro tema, mica piccolo. Sì, lui parlava, io sono andato avanti a leggere le cose di seconda parte, però lui c'è da rifare la rotatoria di entrata da Chiove, la manutenzione della strada. Cioè, 500.000 euro sarà un qualcosa nel capitolo entrate dei comuni di Venezia, qualcosa da fare, ma la realizzazione c'è da fare in base a questo, che la regione garantisce che si è fatto così o non si fa, io dico che non si fa. Però noi, qual è la certezza per dire o si fa così o non si fa? Io dovrei trovare la strada allora, per avere una garanzia e dire o voi, comune, dite, fate quello che la regione dice di fare o altrimenti non ve lo lasciamo fare. Allora, intanto, la strada è questa. Io presumo che questa è la richiesta della regione, il comune adesso mi risulta che abbia probabilmente altri 45 giorni di tempo per portare questi documenti, però volevo spendere un attimo due cose sulla procedura di costruzione. Allora, questo è stato sempre definito un piano di iniziativa pubblica, perché è un piano di iniziativa pubblica? Perché il comune in questa fase è
di questa situazione è soggetto proponente. Tenete conto che c'è probabilmente una situazione di accordi stipulati un po' di tempo fa, anche a livello provinciale, con le principali, con alcune organizzazioni importanti, di costruttori, che probabilmente sono su questa linea. L'idea del comune qual è? Il comune in pratica acquisterebbe il terreno, e stiamo parlando di un piano di istituzione pubblica, e il terreno è un terreno che diventerebbe di proprietà comunale. Il comune poi ha un altro, due successive fasi. Una fase in cui individua un soggetto urbanizzatore, diciamo, e una fase in cui individua un soggetto costruttore elettore. Allora io vi sto dando questa illustrazione perché questa è l'illustrazione che è sempre stata data ultimamente all'interno, tutte le volte che abbiamo confrontato il comune, e sto ripetendo un po' traendo da documenti ufficiali, abbiamo comunque l'intervento tecnico che illustrava la procedura. La procedura è questa: il comune acquista il terreno e poi individua un soggetto urbanizzatore e uno gestore, o potrebbe essere lo stesso o due soggetti diversi. Questa è l'ultima versione. A questo punto, dopo aver individuato il soggetto urbanizzatore, gestore, cioè costruttore gestore dell'impianto, no? Il comune stipula con questo soggetto una convenzione, che probabilmente una convenzione del Senato, non lo so, in cui praticamente consente a questo soggetto di costruire l'impianto e di gestirlo per 20-30 anni, ovviamente gratis. Alla fine dei 20-30 anni il tutto in teoria ritorna nelle mani del comune. Cioè, il soggetto praticamente dà un diritto di superficie, no? Così cioè il comune dà un diritto di superficie al soggetto costruttore del torre e l'impianto viene gestito in quel modo. Ovviamente, come è ribadito in molte carte, cosa succede? Che in teoria il futuro soggetto costruttore gestore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni che in questo momento vengono fatte al comune. Come dire, il comune ha presentato tutte le carte, riceve dalla regione le prescrizioni, quindi tutta questa roba qua che deve fare, e le passa al soggetto costruttore gestore. Ovviamente, non vi nascondo, io non sono grande esperto di questi passaggi, però mi nascondo che un certo dubbio io ce l'ho, nel senso che non so fino a che punto il futuro soggetto costruttore gestore si senta in obbligo rispetto delle prescrizioni che sono state fatte a un altro soggetto che era il comune. Però questa è la logica che è stata descritta in particolare dal soggetto, che è quella proprio di acquisire le prescrizioni e passare con una sorta di pacchetto in mano, giustamente, a chi accetta di costruire e poi di gestire, quindi accetta anche di fare tutte le opere. Questo è un po' il percorso. È un percorso diverso da quello che abbiamo visto anche in altre regioni, dove solitamente è un privato che ha un'area, oppure fa un compromesso per l'acquisto, e poi si presenta al comune, io voglio fare questo impianto, beh, avvia tutte le pratiche e poi è il privato che si confronta con la regione. E a questo punto è lui che direttamente prende accordi, riceve le prescrizioni, come dire, le valuta direttamente, quindi valuta anche gli aspetti economici, gli aspetti di convenienza. Ecco, diciamo così che nel caso di un privato la vedo una cosa un pochettino più, insomma, più chiara. Ecco, il privato è un soggetto che ovviamente cercherà.